A tutti buon pomeriggio, benvenuti a questa edizione del nostro TG regionale che apriamo con il fatto del giorno, ovvero la Puglia in zona bianca. Si parte oggi, ovviamente soddisfazione da parte di alcune categorie, in particolare quella dei ristoratori, che però hanno detto facciamo fatica a trovare dipendenti a causa del reddito di cittadinanza. Da oggi dunque anche la Puglia in zona bianca, via il coprifuoco e altre restrizioni. Vediamo il servizio di Monica Arcadio. Oggi anche la Puglia, come altre quattro regioni in zona bianca, via il coprifuoco, non ci sono più limiti di orari per andare a cenare. Per chi lavora nella ristorazione come me è un buon passo avanti, più che altro perché il nostro lavoro è quello di accogliere, non è quello di cacciare via le persone, quindi doverle cacciare a mezzanotte per il coprifuoco era veramente spiacevole. Avete già riscontri da oggi, ma non so, maggiori prenotazioni? Sì, sicuramente abbiamo visto che c'è un relax maggiore delle persone nel prenotare, nell'uscire, c'è una tendenza a vivere un po' più sereni. C'era anche tanta gente prima che se ne infischiava, però mi piace pensare che quelli che lo rispettassero fossero più di quelli che non lo rispettassero. È una cosa che aspettavamo da tanto, quindi finalmente siamo ritornati alla normalità, più o meno, a parte le mascherine. Sì, cosa si aspetta? Che l'attività commerciale possa ripartire per dare un input a tutta la nostra, come dire, città, a tutta la nostra nazione, di poter riprendere di nuovo con i viaggi, le spese, tutto quello che abbiamo fatto, la normalità, sì. Diciamo che, tra virgolette, è come se siamo ritornati alla normalità, vuol dire che il vaccino ha funzionato e possiamo respirare in tutti quanti come l'estate scorsa, sperando che a settembre non ci sia nulla di che, e continuiamo così. Molto importante questo cambiamento, grazie anche alla giusti comportamenti che hanno avuto i baresi d'Italia in totale. Comincia a muoversi qualcosa lavorativamente parlando, considerato il vostro stop anche per quelli che sono ad esempio i matrimoni, le cerimonie? È immediatamente partito tutto. Appena si sono avverate queste fatidiche zone bianche, siamo partiti immediatamente con i lavori, subito. Il problema adesso sembra però essere un altro. Non c'è personale per i ristoratori. Pochi, infatti, quelli che vogliono lavorare, preferiscono restare a casa, soprattutto i giovani, e percepire il reddito di cittadinanza. Tutti quanti i ristoratori per il reddito di cittadinanza, dove vale, preferiscono più stare a casa e non lavorare. Quindi il reddito di cittadinanza ha avuto i suoi effetti negativi? Il reddito di cittadinanza è una cosa buona, purtroppo come al solito sono i controlli che non ci sono stati e l'hanno fatto diventare una brutta cosa. Intanto è appena giunto in redazione il nuovo ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Su 3.405 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati in Puglia 47 casi positivi con un tasso di positività dell'1,4%, 8 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 1 nella BAT, 9 in provincia di Foggia, 17 in quella di Lecce, un caso positivo in provincia di Taranto, 2 sono i casi di provincia di residenza non nota, mentre sono stati registrati 2 decessi, uno in provincia di Bari, l'altro nella provincia di Brindisi. E intanto la variante indiana preoccupa fortemente la Regione Puglia. A dichiararlo è il presidente della Regione, Michele Emiliano, il quale dice potrebbe essere meno sensibile ai vaccini. Sentiamo. Quando il generale Figliuolo è venuto a vedere il centro delle grandi emergenze, abbiamo deciso di utilizzare questa struttura per le grandi emergenze, soprattutto in caso di incidente rilevante nell'area del Mediterraneo, mancando una struttura di quel genere in grado consentire l'atterraggio veloce di elicotteri con il trasporto rapido di feriti da rianimare e ovviamente mantenendo un dispositivo che ci consenta anche in caso di sviluppo di questa variante Delta, perché noi stiamo seguendo molto attentamente la variante Delta, che è la variante indiana. La variante Delta ha ricominciato a fare contagiati in Inghilterra, c'è un focolaio a Brindisi,
questo focolaio è stato strettamente monitorato, speriamo di aver individuato tutti i soggetti contagiati, ma la variante Delta ci preoccupa molto perché potrebbe essere meno sensibile delle precedenti ai vaccini e quindi potremmo non avere a ottobre l'effetto favorevole dell'immunità di gregge, potrebbe essere, e ci preoccupa anche ma di questo abbiamo avuto assicurazione dal generale Figliuolo, era questo l'oggetto della telefonata, che nonostante il cambio di strategia sulle seconde dosi rispetto alle prime dosi AstraZeneca, il rifornimento delle dosi di vaccino Pfizer o Moderna sarà comunque assolutamente sufficiente anche per fare le seconde dosi. E il presidente Emiliano, come avete sentito, ha fatto riferimento al focolaio presunto tale che si è verificato a Brindisi di variante indiana. Vediamo come stanno le cose nel capoluogo adriatico nel servizio di Gianmarco di Napoli. 12 casi già accertati, altri 8 sospetti che vengono esaminati in queste ore. La variante indiana del Covid-19 viene seguita con grande attenzione a Brindisi dopo il primo focolaio, il più consistente, avvenuto tra gli abitanti delle baracche di Parco Bove proprio nei giorni in cui ricevevano le chiavi delle nuove abitazioni. Un'epidemia improvvisa che ha causato la morte di un 62enne e che ha portato in ospedale alcuni dei residenti, facendo rinviare il trasloco nei nuovi appartamenti di Via della Torretta e la demolizione delle baracche. Ora altri 2 casi della stessa variante, denominata tecnicamente Delta, sono stati individuati a Brindisi in un cluster diverso da quello di Parco Bove, dove si erano registrati 10 casi. Accertamenti sono in corso su altri 8 episodi di pazienti contagiati per verificare se anch'essi siano stati colpiti dalla stessa variante del virus. Le analisi sono coordinate dalla professoressa Maria Chironna, virologa e responsabile del laboratorio anti-Covid del Policlinico di Bari, nonché coordinatrice della rete dei laboratori pubblici pugliesi. L'ultimo aggiornamento sui ricoveri da parte dell'ASL Brindisi segnala al Perrino 12 pazienti in malattie infettive, 7 in pneumologia e 4 in rianimazione. I post-Covid ospitano attualmente 4 pazienti a Mesagne. E adesso apriamo una parentesi che ci richiama in qualche modo allo sport con la promozione del Taranto in Serie C, grande festa nel capoluogo ionico andata avanti fino a notte fonda. Vediamo il servizio. Siamo oltre il quinto di recupero e siamo in possesso del pallone, tutti in piedi sulla panchina, si attende solo il fischio, il sogno si è avverato. Un'intera città si è stretta intorno alla sua squadra di calcio, l'entusiasmo rosso-blu è letteralmente esploso a Taranto subito dopo il fischio finale della gara di Venosa contro il Lavello, vinta dagli uomini di La Terza per 3-2. La gente ha sfoderato sciarpe e bandiere, riversandosi per strada in piazza Ebalia per tutto il pomeriggio e fino a notte fonda nei pressi dello stadio, quando in via Lago di Como è arrivato il pullman di rientro da Venosa. Il Taranto vince il campionato, terminando stavolta senza playoff e senza ripescare al primo posto, meritatissimo, come non accadeva dal 2001. I tarantini hanno così potuto sfogare quella gioia tenuta per troppo tempo nascosta. Vincere un campionato rappresenta sempre un momento di grande sentimento sociale, in grado di esaltare il senso di appartenenza. Finalmente una gioia per Taranto e per i tarantini, che hanno intascato questa soddisfazione come primo passo verso un riscatto sociale più ampio. A volte le grandi imprese che poi passano alla storia sbocciano proprio durante le competizioni sportive e poi pian piano si spostano su tutti gli altri fronti. Taranto torna nel calcio che conta, dunque una notizia importante per lo sport pugliese, una Serie C, quella del prossimo campionato, che vedrà ai nastri di partenza, insieme oltre a Virtus Francavilla e Monopoli, anche Taranto, Bari e Foggia. Sarà così possibile riassaporare antichi derby come quello tra Bari e Taranto, che mancava in campionato da 29 anni. E adesso parliamo della Brindisi Corfù, la 35esima edizione è stata vinta da Excellent in tempo compensato della Lega Navale Brindisi. Vediamo il servizio di Antonio Celeste. Marina di Guvia, si è conclusa la 35esima edizione della regata Brindisi Corfù. A bordo di Anemos c'era l'ex prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, attuale prefetto della città giuliana, Trieste. Che esperienza è stata, prefetto?
Meravigliosa, è la mia prima regata in assoluto fatta con un equipaggio di professionisti, lo skipper addirittura ha anche fatto regate di Coppa America, l'amicizia che mi lega all'armatore ha fatto il resto, è il tempo meraviglioso, è il mare che ha spinto queste barche in un tempo quasi record, per cui già nella sera di ieri siamo arrivati qui a Gubbio, ha completato questa giornata che ricorderò e porterò con me e che non escludo di poter anche ripetere. Un legame solidissimo con Brindisi per il basket, per l'aspetto istituzionale e adesso anche per la vela. Sì, mi mancava questo tassello con Brindisi e poi, come ricorderai bene, anche per la tavola, vorrei sottolineare. No, adesso a parte le battute, io dico sempre che a Brindisi sono arrivato un po' in lacrime perché ho lasciato Brescia che era stata per me una sede meravigliosa. Sono andato via ancora con più lacrime con le quali ero arrivato perché in questi 2 anni mi sono legato alla città, spero di aver dato anche un piccolo contributo al territorio. E quindi io raccolgo oggi anche i frutti di questo lavoro, tante amicizie, tante persone che mi hanno cercato, forse che sono anche rimaste deluse, che non hanno avuto la possibilità di salutarmi, però sono rimasto davvero troppo tempo e quindi l'impegno è quello a ritornare presto. Un traguardo importante, la normalità dopo la pandemia, l'emergenza sanitaria. A ottobre, novembre avremo la cartina al tornasole di questa pandemia, sapremo se continuiamo con questo spirito estivo che abbiamo anche respirato lo scorso anno, con queste libertà, ma il nemico è dietro l'angolo. Io penso che occorre da parte di tutti continuare a mantenere buon senso. Ci fermiamo qui per quel che riguarda il telegiornale regionale, ma tra poco la nostra informazione proseguirà con i notiziari provinciali. A dopo. Ben ritrovati, siamo al nostro TG provinciale che riguarda le province di Bari, Bat e Foggia. Iniziamo con la novità in questura. A Bari c'è il nuovo vicario. Questa mattina è stato presentato il dottor Aldo Fusco che prende il posto di Nicolino Pepe, promosso alla carica di dirigente superiore. Sentiamo Paolo Franza. Cambio al vertice della questura di Bari, Nicolino Pepe, vicario del questore, promosso dirigente superiore in attesa di un nuovo incarico, lascia il posto ad Aldo Fusco, dal 2006 dirigente del commissariato di Lentini in provincia di Siracusa. Una lunga carriera iniziata nel 1989 con primo incarico alla questura di Messina reparto mobile, poi dirigente dell'ufficio prevenzione generale, poi alla guida di vari commissariati siciliani, dal 98 al 2005 al servizio della DIA di Messina. Io sono particolarmente contento della scelta che ha fatto per noi il capo della polizia, perché sono ben consapevole che un dirigente che ha fatto una prolungata esperienza di capo di gabinetto non potrà che essere un ottimo vicario del questore. Lascio una regione eccezionale, quella della Calabria, il Reggio Calabria, dove ho lavorato per oltre 6 anni, per quasi 6 anni, e vengo qui con grande entusiasmo, ben consapevole che di trovare uno staff di colleghi dirigenti di primo ordine. E naturalmente, come ogni inizio di un'avventura, c'è anche una forma di, come dire, di rivisitazione, di cambiamento e di assunzione di una nuova veste, quale quella di vicario, e quindi anche di una rimodulazione di quelli che sono gli approcci con la comunità che vado con la quale vado a confrontarmi. È inutile che vi nasconda che sono estremamente lieto, felice e onorato di questa scelta che mi ha gratificato e vengo qui con grande motivazione perché Bari è una città prestigiosissima, una realtà prestigiosa con un territorio importante. La cronaca è giallo sulla morte del cantante rapper Toki, trovato cadavere sabato sera nel suo appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e scientifica, ovviamente si sta indagando per fare piena luce su questo episodio.
La Procura di Bari ha aperto un'indagine sul decesso del rapper Toki al Secolo Giuseppe Poliseno, 41enne barese, trovato morto sabato sera nella casa dove viveva con il padre, che ha allertato i soccorsi nel quartiere Carrassi. Era privo di vita sul letto della stanza e senza segni evidenti sul corpo. Il rapper era detenuto agli arresti domiciliari per questioni relative ai suoi rapporti con l'ex moglie. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dal PM di turno Ignazio Abbadessa. Gli investigatori al momento non hanno raccolto elementi che facciano pensare ad una morte violenta, a coinvolgimento di terze persone e quindi ad un omicidio. Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche gli uomini della scientifica. Il medico legale Francesco Introna ha già fatto una prima ispezione e il corpo si trova attualmente nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Gli inquirenti hanno preferito comunque accendere un faro. Sembrerebbe che in camera da letto del rapper vi fossero due webcam e il PC collegato ai siti di intrattenimento per adulti, oltre a della biancheria intima femminile. Tutto il materiale tecnologico è stato sequestrato nella speranza di chiarire le cause della morte in attesa dei risultati del medico legale. Ancora la cronaca, un principio di incendio si è verificato nella sala macchine del catamarano veloce Zenit che ha bloccato l'imbarcazione veloce in mezzo al mare a mezz'ora dalla partenza dal porticciolo di San Nicola delle isole Tremiti vicino a Foggia verso Termoli, Campobasso. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, secondo le prime testimonianze raccolte c'è stato un problema in sala macchine che ha determinato le fiamme, immediato l'intervento dell'equipaggio che ha fatto scattare i sistemi di sicurezza. Ad andare in soccorso dello Zenit con circa 60 passeggeri a bordo, fermo in mare a metà strada tra la costa molisana e l'arcipelago, un'altra imbarcazione che effettua i collegamenti giornalieri, l'Amalfi Jet. L'imbarcazione ha avvicinato il catamarano e proceduto al trasporto dei passeggeri da un mezzo all'altro. Sul posto anche una motovedetta della Capitaneria di Porto di Termoli. L'operazione è durata circa un'ora, si è conclusa senza problemi. L'Amalfi Jet è tornato alle Diomede, dove erano in attesa altri turisti per il rientro, ed è ripartito alla volta dello scalo termolese. Tutto è andato per il verso giusto, fortunatamente non ci sono stati danni al catamarano. L'importante è che nessuno si sia fatto male, ha dichiarato il sindaco delle isole Tremiti, Antonio Fantini. Adesso apriamo una parentesi dedicata alla donazione del sangue, un gesto molto importante, forse a volte colpevolmente trascurato, a cominciare da noi dall'informazione che dovremmo fare più divulgazione di questo importante gesto. Per parlarne abbiamo con noi in studio Raffaele Crivelli dell'Avis, che salutiamo e ringraziamo, grazie per questo suo contributo. Grazie a voi. Perché per la sua presenza qui? Perché si è concluso proprio oggi, o si sta per concludere, questo tour organizzato a Bari e provincia dall'Avis per la donazione di sangue. Come è andata? E poi vorremmo sapere l'importanza, la vogliamo ribadire nel nostro telegiornale, della donazione. E oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue, istituita nel 2004 per onorare il biologo Karl Landsteiner, che fu lo scopritore dei gruppi sanguigni. E ci sono una serie di iniziative, chiaramente, svolte soprattutto dalle comunali, nei comuni più importanti della provincia di Bari, proprio perché in questa ricorrenza è necessario ricordare e promuovere ulteriormente la cultura della donazione e della donazione del sangue, che come associazione Avis, ma come altre associazioni di donatori di sangue con cui noi collaboriamo, Fidas, Frates, l'atto della donazione è un atto di solidarietà, di altruismo, è un atto che deve avvenire in piena consapevolezza, in maniera anonima, perché il donatore non saprà mai chi sarà il ricevente, il nostro fratello, la nostra sorella, che grazie a quell'atto nostro di donazione potrà salvarsi attraverso un intervento o altre necessità, penso ai talassemici che hanno bisogno di continuazione, o gli anemici, di trasfusioni di sangue. E quindi ricordare la funzione importante del donatore, ma promuovere soprattutto tra i giovani la cultura della donazione come valore universale, umanitario, e che fa dello donatore di sangue un operatore della salute nel sistema sangue.
Andiamo incontro all'estate, quindi come sempre accade, certo, c'è maggiore bisogno di sangue. Come stiamo a scorte nell'area della provincia di Bari? Allora, come a scorte stiamo abbastanza bene, perché pur essendo diminuite lo scorso anno il numero delle donazioni, si è garantita l'autosufficienza, perché sono anche diminuiti una serie di interventi chirurgici. Però vi è la cronaca emergenza estiva. E allora l'appello che noi come associazioni, noi come Avis facciamo, è che bisogna anche in estate andare a donare, soprattutto giovani, oltre ai donatori abituali, ma andare a donare significa anche, certo, fare un'attività di prevenzione per se stessi. Grazie, ringraziamo dunque Raffaele Crivelli, responsabile Avis per varie province. Andate a donare, fate questo gesto, perché può essere un gesto di pochi minuti che può salvare la vita di tante persone. Noi insisteremo su questo tema. Grazie, dottor Grazie Crivelli. A voi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Vi raccontiamo una storia che giunge dalla BAT, un episodio del quale ci siamo già occupati. Sentiamo Francesco Zagaria. Si tinque stamattina ai piedi della prefettura della BAT per la riapertura della casa di riposo Regina Margherita di Barletta. Il presidio promosso dalla funzione pubblica CGL mira all'accelerazione da parte della Regione Puglia della nomina del commissario, al quale sarà affidato l'arduo compito di far ripartire l'azienda di servizi alla persona. Struttura, ricordiamo, chiusa dal 2015 nonostante il restyling e l'ampliamento. Una chiusura che ha fatto registrare la perdita di ben 11 posti di lavoro. Questa mattina abbiamo tenuto come CGL, sindacato dei pensionati e come sindacato dei lavoratori pubblici, una manifestazione sotto la prefettura di Barletta. Siamo stati ricevuti dal prefetto Valiante e abbiamo rappresentato il disagio che questa struttura, questa meravigliosa struttura alle mie spalle, cioè l'azienda servizi alla persona Regina Margherita di Barletta, oramai sta vivendo, cioè 6 anni di chiusura e 3 anni di chiusura nonostante sono stati adeguatamente terminati i lavori di ristrutturazione. E quindi noi abbiamo rimarcato la necessità di avviare, per garantire una dei servizi appunto alla persona, alle persone anziane e fragili, e riportare gli operatori alle proprie attività lavorative, quindi salvaguardare i livelli occupazionali. Il prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, ci ha comunicato che a breve sarà indicato appunto dall'assessore regionale come da impegni il nuovo commissario, che dovrà insomma riavviare tutte le fasi di riapertura di questa, ripeto, di questa meravigliosa struttura, che ripeto è chiusa da circa, da oltre 6 anni, ed è chiusa da oltre 3 anni dopo aver utilizzato risorse pubbliche per poterle adeguare, per poter adeguare a norma la struttura stessa. Ecco perché noi stiamo rivendicando ulteriormente e con maggior forza un processo di riapertura dell'ASP Regina Margherita di Barletta. Andiamo in terra Dauna adesso, perché come si suol dire, proprio all'indomani della giornata di commemorazione, di celebrazione di Sant'Antonio, inizia la raccolta del grano, e sarebbe iniziata in grande stile in terra foggiana, in Capitanata in particolare. Vediamo nel prossimo servizio di Attilio Scarano numeri e previsioni. Ha preso avvio da poco nei campi del Tavoliere delle Puglie la mietitura e trebbiatura del grano. La Capitanata è leader nazionale nella produzione del frumento duro grazie ad un volume di oltre 7 milioni di quintali prodotti, circa il 20% della resa in Italia. Restano varie incognite sulla quantità, che potrebbe calare rispetto agli anni precedenti, pochi dubbi invece sulla qualità, che grazie soprattutto ad una buona percentuale proteica sembra ottima. Raccolta cominciata per i produttori che, avendo investito e lavorato tanto, sperano in prezzi convenienti. Come sta andando la trebbiatura? Che tipo di grano state raccogliendo? È un grano duro, varietà iride. Come produzioni quest'anno è una buona annata, sia qualitativamente che quantitativamente. Ci ha rovinati un po' la gelata di questo inverno, quindi metà spiga è vuota e metà è ricca di grano. Speriamo in una buona annata, speriamo in un buon prezzo, perché la situazione è disastrosa. Al momento il prezzo quant'è? Il prezzo non lo sappiamo. C'è un minimo al di sotto del quale andate in perdenza? Il minimo è sotto i 40 euro, non devi andare sotto i 40 euro. Ho
cosa che però forse è abbastanza difficile. Improbabile. Quali sono le previsioni della stagione? Ma c'è stato certamente un incremento delle semine di poco sotto il 6% su tutto il territorio nazionale, quindi questo viene rispecchiato anche nella nostra provincia. La campagna è appena partita, quindi sono stati mietuti i primi campi soprattutto verso Manfredonia, quindi verso la zona del mare. Una campagna dal punto di vista quantitativo assolutamente non soddisfacente. La qualità invece sembra di ottimo livello. Sui prezzi? C'è il solito stallo che si crea in questo periodo, non si quota il prodotto sotto campagna, al momento si sente parlare di contrattazioni tra i 29 e i 30 euro quintale. Voltiamo pagina, una nuova sala operativa unica permanente per coordinare gli interventi antincendio in Puglia è stata presentata questa mattina alla presenza del governatore di Puglia Michele Emiliano e del prefetto di Bari Antonella Bellomo. La sala operativa sarà il vero e proprio cuore dell'antincendio nella nostra regione. Vediamo la sua operatività e i dettagli di questa iniziativa, di questa novità presentata proprio stamattina a Bari. Partita ufficialmente la campagna antincendio boschivo per la stagione 2021, inaugurata anche la nuova sala operativa unificata permanente nella sede della Protezione Civile a Modugno nel Barese, nel complesso di Viale delle Magnolie. La ristrutturazione della SOPA all'interno della sede della Protezione Civile assume una rilevanza particolare. Vengono infatti messi a disposizione degli operatori nuovi spazi più idonei e funzionali alle attività del team, che per tutta l'estate, 24 ore su 24, è impegnato in un lavoro contraddistinto da ritmi spesso frenetici e con alti livelli di rischio. Allo stesso tempo si ottimizza l'integrazione negli spazi della sala operativa delle diverse tecnologie utilizzate per il monitoraggio e il controllo del territorio. Il 15 giugno al 15 settembre è stato dichiarato il periodo di massima pericolosità per incendio boschivo sul territorio regionale. La Protezione Civile, con tutte le componenti che operano in questo ambito, si è organizzata per rendere disponibile su un territorio un dispositivo importante. C'è un coordinamento con i vigili del fuoco, con i carabinieri forestali, con l'ARIF. L'obiettivo è quello di salvaguardare il nostro patrimonio boschivo e soprattutto il nostro territorio. In questo senso abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, dei comuni. Con il decreto di massima pericolosità adottato dal Presidente della Regione come autorità regionale di protezione civile, sono stati coinvolti i comuni per attivare tutte quelle misure a protezione del territorio. È molto importante la partecipazione di tutti, anche da parte dei cittadini, perché noi sappiamo ogni anno c'è un volume di incendi, alle volte si tratta di sterpaglie, ma ci sono anche incendi che riguardano l'interfaccia ed il numero è molto elevato. Parliamo di un numero che negli ultimi tre anni oscilla fra i 4.000 e i 6.000 interventi. È molto importante la partecipazione da parte di ciascuno, perché oltre il 95% di questi interventi è frutto di combustioni non spontanee, quindi molto spesso ci sono delle abitudini, ci sono delle consuetudini che mettono a rischio il nostro patrimonio. E dalla prevenzione a livello regionale degli incendi boschivi passiamo alle novità tecnologiche introdotte in sanità. L'ultima novità giunge dal Policlinico di Bari. Da oggi c'è un robot nel reparto di ginecologia. Nella sala operatoria di ginecologia al Policlinico di Bari arriva un robot. Si tratta di un evoluto sistema robotico per la chirurgia mini-invasiva da Vinci ed è stato già utilizzato per i primi interventi all'interno dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia del nosocomio barese. L'indicazione per l'impegno del macchinario è riferita alle pazienti affette da grave obesità, sulle quali un intervento chirurgico maggiormente invasivo potrebbe creare problemi, in particolare nel decorso post-operatorio.
L'innovazione in sala operatoria ginecologica consentirà di operare le donne in grave sovrappeso. Sarà inoltre aperto un ambulatorio dedicato alle pazienti obese con indicazione chirurgica ginecologica in coordinamento tra le unità operative di ginecologia e ostetricia diretta dal professor Ettore Cicinelli e di endocrinologia diretta dal dottor Francesco Giorgino. Attraverso il robot già usato in altre unità operative del Policlinico di Bari è stata data la possibilità anche a ginecologia di intervenire su pazienti particolarmente difficili e delicate che a causa dell'obesità incontrano maggiori problemi con la chirurgia. Torna Candela in Fiore, la grande esposizione floreale che negli anni ha attirato un gran numero di visitatori appassionati. L'Araba Fenice, simbolo della ripartenza dopo il Covid. Vediamo il servizio che giunge dalla Terra d'Auna. Dopo lo stop dell'anno scorso ritorna Candela in Fiore, questa manifestazione in collaborazione con la Prologo, una manifestazione che ha suscitato sempre grande interesse e quest'anno, seppur in misura ridotta, rispettando tutte le misure Covid, l'abbiamo voluta riproporre. Nonostante la giovane età, l'infiorata di Candela è diventata in poco tempo uno degli appuntamenti più amati della provincia di Foggia e non solo. Un evento che si è perfezionato con gli anni e che punta a crescere in notorietà e professionalità. A tal fine un altro importante passo è stato compiuto quest'anno con l'adesione ad Infior Italia, l'Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche, rete di associazioni locali che mantengono e promuovono la tradizione storica dell'infiorata. Quest'ultima è una delle manifestazioni che riesce ad esprimere appieno i valori fondanti delle associazioni locali, in primis la Proloco, che si impegnano nello sviluppo e nella promozione del territorio. La giornata di preparazione del tappeto floreale è un momento di festa, di grande condivisione, al quale partecipano bambini e adulti di ogni età. Il tema scelto quest'anno è l'Araba Fenice, segno della speranza, con la primula, simbolo della vaccinazione. Quindi da Candela vogliamo lanciare questo messaggio di speranza a tutta la nazione. Torniamo nel capoluogo regionale perché è stato presentato nella sala giunta di Palazzo di Città a Bari il progetto denominato Sportale, il network che raccoglie le discipline sportive pugliesi. Vediamo nel prossimo servizio nel dettaglio di che cosa si tratta. Sportale è il nuovo progetto innovativo per sensibilizzare e promuovere lo sport nel territorio barese e nell'intera Puglia. Un team di esperti del settore sportivo metteranno in campo la loro professionalità per creare il più grande network sportivo pugliese. Si tratta di un progetto patrocinato da enti e federazioni sportive della città metropolitana di Bari. È uno strumento più che un titolo, è uno strumento operativo. Utilizziamo naturalmente il portale in questa situazione, ecco il motivo per cui ci chiamiamo Sportale, è una piattaforma di connessione tra più esigenze, l'esigenza di comunicazione da parte degli enti nei confronti delle società sportive, da parte degli operatori con le società sportive, delle società sportive con il territorio. Questo perché abbiamo verificato che, a parte che dobbiamo riprendere assolutamente subito, velocemente, la parte in cui ci interessa, che è un'attività collegata a una serie di servizi che lo sport dovrebbe offrire, un supporto per espandere le attività di comunicazione, quindi marketing, uso degli strumenti tecnologici, quindi non siamo operativamente un sostituto né del CONI né degli assessorati allo sport. Ma Sportale è un'iniziativa privata, ma rema nella nostra stessa direzione perché si impegna per organizzare il mondo sportivo della nostra città, della nostra terra di Bari, provandola a mettere insieme, a creare rete, a sviluppare, a far nascere nuove iniziative sportive, condividendo con noi l'obiettivo finale, cioè provare ad aumentare la gente che pratica sport, ad aumentare il tasso di sportivizzazione dei cittadini baresi, quindi più sport e meno per esempio prescrizione di farmaci, e questo è un bell'obiettivo da condividere con altri soggetti. Siamo giunti al momento delle notizie flash provinciali di Bari, Batte e Foggia.
I carabinieri di Biceglie hanno tratto in arresto un quarantenne e un 27enne trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga. Durante una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 535 grammi di cocaina ed il materiale utile al confezionamento della droga e i cellulari utilizzati per l'attività di spaccio. Durante la fase di perquisizione sono giunti i proprietari dell'appartamento di 40 e 28 anni. Per i primi due è stato disposto l'arresto presso la casa circondariale di Trani, mentre i proprietari dell'appartamento sono stati denunciati a piede libero. A Rutigliano un 43enne è stato sorpreso nei pressi della stazione mentre cedeva della cocaina. Durante la successiva perquisizione veicolare e domiciliare sono stati rinvenuti 13 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish e 65 grammi di marijuana. Con l'ausilio di unità cinofila dell'arma, inoltre, la stazione dei carabinieri di Rutigliano ha eseguito diverse perquisizioni domiciliari, arrestando un 50enne del posto trovato in possesso di due panetti di hashish per circa 200 grammi che nascondeva all'interno di uno scantinato. Domenica ecologica per i residenti di Bari Santo Spirito e Bari Palese, che in poco più di due ore hanno raccolto 8.000 mozziconi di sigarette tra il lungomare e il porto. Gli scatti impressionanti della Montagnola delle Cicche raccolte sono state poi postate sui social dei volontari del gruppo Vogliamo Santo Spirito Pulita. Installato un cartello con un messaggio chiaro ai passanti: non abbiamo un pianeta di riserva, abbi cura di questo. Torniamo adesso ad occuparci dell'argomento legato alla giornata mondiale dei donatori di sangue. Ne abbiamo parlato poco fa con il responsabile Avis di Bari e Provincia, il dottor Raffaele Crivelli. Adesso vogliamo però andare a Foggia per concludere il nostro notiziario provinciale, perché in occasione di questa giornata a Foggia si è svolta una raccolta straordinaria di sangue ed una campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto, come diceva il dottor Crivelli, alle giovani generazioni. Abbiamo ascoltato anche qualche rappresentante importante di queste giovani generazioni. Vedete. Il 14 giugno si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue, un giorno speciale per ringraziare donatori e volontari ed un'occasione ulteriore per ricordare ai cittadini l'importanza del dono del sangue ed invitare chi è in buona salute a donare. Anche a Foggia non sono mancate le iniziative di sensibilizzazione. Stamani nello spazio antistante Palazzo di Città si è svolta una raccolta straordinaria di sangue organizzata dall'Associazione Donatori Nati in collaborazione con l'Associazione Fratres, a cui è partecipato anche il servizio immunotrasfusionale del Policlinico Riunito di Foggia. La raccolta straordinaria è anche un momento di sensibilizzazione alla cultura della donazione, in particolare nei confronti dei giovani. In quest'ottica, oltre ad una presenza di donatori in divisa della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, erano presenti anche i foggiani Francesco D'Armiento, schermidore delle Fiamme Gialle della Nazionale Italiana, e il giovane youtuber Nico Forza. Quello che è bello è sottolineare il fatto che questo fatto straordinario dovrebbe diventare ordinario, perché donare il sangue, oltre ad essere un gesto nobile, salva la vita delle persone, salva la vita di chi non conosciamo, salva la vita anche di chi potrebbe essere accanto a noi. È un gesto che ha un valore non solo simbolico, ma anche sostanziale, molto forte, che va rinvigorito in questo periodo post-Covid, perché durante il Covid, dobbiamo dire la verità, abbiamo avuto un calo delle donazioni, e donare il sangue è un gesto molto nobile, come dicevo prima, ma anche prezioso per salvare vite umane, per allungare la vita alle persone. Questa è un'iniziativa che rientra tra quelle sviluppate a livello nazionale in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. Anche Foggia fa parte delle piazze in cui i donatori nati, insieme a Fratres e in questo caso anche insieme al Policlinico Riunito di Foggia, ha scelto di valorizzare questo momento per intervenire sensibilizzando in particolare i giovani sul tema della donazione. Oggi con noi sono anche due testimoni al particolare: Francesco D'Armiento, uno schermidore che tira per le Fiamme Gialle, e poi Nicolò, che è un youtuber foggiano, e attraverso loro speriamo di veicolare questo messaggio semplice dell'importanza della donazione a tutti i giovani, in modo tale che possano crescere le fila di chi dona sangue. E secondo me è molto importante donare, perché con le donazioni di sangue puoi salvare delle vite. Io lo so bene, perché un po' di anni fa ho iniziato la mia battaglia contro la leucemia, e infatti la prima cosa che ho fatto è stata proprio una vera e propria trasfusione di sangue. Ammetto che inizialmente faceva un po' di senso vedere una sacca di sangue così,
però dopo un po' ci fai l'abitudine. Io ho cominciato anche a chiamare la bistecca per dare un po' una cosa più comica. Dobbiamo dare risalto a questo nobile gesto che 1.700.000 persone compiono 365 giorni all'anno. Chiaramente la festa non è solo oggi, ma è tutto l'arco dell'anno. Siamo vicini, come dicevo, al prossimo, alle persone bisognose del nostro nobile gesto. Il nostro TG provinciale è finito. Ringraziamo Fabio Pellino per la collaborazione tecnica, insieme con Andrea Scaramuzzi e Onofrio Lo Iacono. Buon proseguimento con i programmi di Antenna Sud. Arrivederci.